Ciao ragazzi, come stiamo? Spero tutto alla grandissima. Sono sempre qui a Dubai, io. Ho appena finito di fare un appuntamento molto molto importante a Dubai Hills. Ho conosciuto una persona veramente veramente interessante. Già appunto sapevo chi fosse, ma non l'avevo mai incontrata da vivo. È stato veramente veramente bello poter parlare con un imprenditore molto molto forte. Fa veramente veramente tanti soldi ed è veramente veramente una persona in gamba. E niente, volevo fare questo video un attimo per aggiornare un po' questo mio diario qua a Dubai. Sta andando tutto bene, ormai questo è l'ottavo giorno qua a Dubai. Devo dirvi la più sincera verità, ho incontrato più persone di successo e persone veramente incredibili, super interessanti qua a Dubai in 8 giorni che credo in 22 anni della mia vita. Quindi è veramente, veramente assurda questa cosa. Ora sono in taxi, sto tornando al mio building. Oggi sicuramente dovrò fare altre cose, sono quasi le 5 qui. E ragazzi, è inutile che io continui a ribadirlo, ma l'ambiente fa veramente tanto, troppo. Cioè, me ne sto rendendo conto sempre di più, già ero consapevole di questo. Ma più il tempo va avanti, più giorni passano qui, più mi rendo conto che l'ambiente è troppo troppo importante per le persone. Se voi siete non siete in un giusto ambiente, sicuramente potete crearvelo, sicuramente potete avere risultati se siete molto affamati, ma non riuscirete mai a fare quel next level, non riuscirete mai a fare quel passo in più e non riuscirete mai a fare a tutti gli effetti risultati più sostenibili nel tempo e più importanti, ecco, che sia a livello di soldi, sia a livello economico, a livello di qualsiasi cosa, anche di crescita. Quando prima ho detto che in 8 giorni qua ho conosciuto più persone interessanti, passatemi il termine, rispetto ai 22 anni di vita che ho passato in Italia, non è una battuta, lo penso davvero ed è così davvero. E questo mi fa capire quanto anche il viaggiare sia importante, perché dovete viaggiare, dobbiamo viaggiare, perché l'umano non può stare in un solo posto. Se noi rimaniamo troppo spesso in un posto, come può essere l'Italia, casa nostra, ci appiattiamo e iniziamo a vivere nella routine, iniziamo a vivere nella monotonia, e questo non ci porta a crescita perché ci costruiamo la nostra comfort zone, rimaniamo lì, non riusciamo a fare quel passo in più, non riusciamo a fare passo in più. Quindi credetemi, viaggiate, cercate di viaggiare. Viaggiare è anche un investimento. Io penso che sia uno degli investimenti migliori, soprattutto all'inizio, se siete giovani come me, ma anche meno giovani. Visitate il mondo, cioè andate in paesi diversi dalla vostra città, in posti diversi dal vostro paese, che possa essere l'Italia, che possa essere qualsiasi cosa. Sicuramente la maggior parte delle persone che sta vedendo questo video sicuramente è in Italia. Sono qua a Dubai da 8 giorni, veramente mi ha cambiato completamente la vita. 8 giorni fa io ero sicuro di essere ad un grandissimo livello, a livello di mindset, a livello di crescita personale, a livello di business. Dicevo, ok, sono sulla giusta strada. Arrivo qui dopo 8 giorni e dico, ok, 8 giorni fa ero uno scappato di casa confronto a quanto sto imparando o quanto ho imparato in questi 8 giorni. Questo soltanto perché ho avuto la voglia di mettermi in gioco, passatemi il termine, e la cazzimma, passatemi il termine, di prendere un biglietto di sola andata qui per Dubai. Non so ancora quando tornerò, magari tra una settimana, magari tra un mese, magari tra due. E me la sto vivendo, sto vivendo tantissime esperienze, sto conoscendo tantissime persone, non solo italiane, e questo mi aiuta tanto anche sulla lingua, con le lingue, con l'inglese. Sto migliorando tantissimo anche il mio inglese, quindi il consiglio che voglio darvi è cioè, cercate in tutti i modi di viaggiare. Però viaggiare non significa fare una settimana in Grecia per divertirsi e andare al mare, non significa fare una settimana o 10 giorni a Dubai per, che cavolo ne so io, fare soltanto le foto, andare al mare tutti i giorni e basta.
non significa andare in America 10-15 giorni soltanto per fare le foto su Instagram, no. Cioè, viaggiate, se posso consigliarvi, da soli, ok? O massimo con una persona che ha la vostra stessa idea di vita, la vostra stessa voglia di fare, eccetera, la voglia di crescere, e buttatevi, conoscete nuove persone e quant'altro. È incredibile quello che sta succedendo in questa città, questa città è veramente magica, ve lo posso assicurare. E sono veramente sconvolto. In 8 giorni ho capito tantissime cose, veramente tantissime cose. 8 giorni fa pensavo di avere tutto sotto controllo a livello di vita, pensavo di sapere già tutto. E invece no, c'è ancora tantissimo da imparare. E qui posso imparare tantissimo, sto imparando tantissimo, sto conoscendo per tantissime persone nuove, tantissime persone di grandissimo successo, veramente grandissimo successo. Italiani non. E questo mi promette davvero di spingere ancora di più sull'acceleratore. Spingere ancora di più sull'acceleratore. Capire che devo fare ancora di più. Capire che devo alzare le azioni, aumentare le azioni e aumentare anche, perché no, i miei obiettivi. I miei obiettivi sono troppo bassi rispetto a quello che un umano può fare. Ricordatevi che siamo tutti in grado di fare qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. Qualsiasi. Non c'è nessuna persona che è nata con 3 occhi, non c'è nessuna persona che è nata con 3 braccia, ok? Tutte le persone di successo non hanno particolari segni particolari nel corpo, non hanno appunto 3 occhi, 3 braccia, eccetera, eccetera. Sono tutte persone completamente normali che ogni giorno lavorano duro per diventare migliori, per diventare i migliori, perché giustamente pensano nella loro testa di essere i migliori, ed è giusto. Dovete sempre pensare nella vostra testa di essere i migliori, però essere anche allo stesso tempo umili, rispettare gli altri, imparare da chiunque, anche da chi ha meno di voi. Posso assicurare che questo viaggio qua mi sta cambiando tantissimo. Quindi non voglio annoiarvi troppo, anche perché tra 5 minuti arrivo a destinazione. L'unico consiglio che voglio darvi con questo video è: viaggiate, prendete il primo aereo che trovate, viaggiate in un posto dove ci sono tante persone, anche posti, ragazzi, io un anno fa sono andato in Norvegia, a Oslo, è stata un'esperienza incredibile per me, quindi non serve per forza che partite subito da Dubai, ok? Ci sono voluti 4 anni prima di venire qua a Dubai, quindi vi dico, viaggiate, prendete il primo aereo, viaggiate, da soli, in 2, non in troppi, perché poi dopo iniziate a essere solo voi, avete un po' la vostra cerchia, eccetera, eccetera. Ma viaggiate, conoscete nuove persone, conoscete nuovi business, conoscete tutto. Ampliate la vostra testa, credetemi, è qualcosa di incredibile. Anche se non vi interessa fare business, anche se voi non fate business, viaggiate, perché vi apre la testa in una maniera fuori dal normale. Perché? Perché siamo sempre abituati a vedere cosa succede in Italia, cosa succede nel nostro piccolo paesino da 10.000 abitanti, 5.000 abitanti, 30.000 abitanti. Ma non è il mondo quello. Siamo 8 miliardi di persone. Sapete quanta roba c'è là fuori? Fuori da casa vostra, fuori dal vostro piccolo paese, fuori dalla vostra, dall'Italia, fuori dall'Europa. Sapete quanto c'è da visitare, quanto c'è da conoscere? Tantissimo, tantissimo. Ho soltanto 22 anni, devo vedere ancora tantissimo, tantissimo. Però in 8 giorni mi sono accorto di questo. Troppo importante viaggiare. Quindi fidatevi di me, prendete il primo volo, iniziate a viaggiare costantemente per la vostra crescita, conoscete nuove persone, cambiate ambiente, non importa se le persone vi diranno sei un coglione, eccetera, eccetera. Va bene. Fateli parlare, l'hanno detto anche a me, però non sono qui con me, ok? Perché è normale, perché è così, perché la crescita non viene mai vista positiva. Il cambiamento, provate a pensarci, in Italia soprattutto, non viene mai vista come comunque così positivo. Non cambiare mai, rimani sempre lo stesso. Cazzo, cambia invece, ti auguro di cambiare tantissime volte, ti auguro anche di sbagliare tantissime volte, di fallire tantissime volte, cadere tantissime volte, perché sono quelle le cose che ti permettono di crescere come persona, come imprenditore, come qualsiasi cosa. Quindi detto questo, vi saluto e ci sentiamo al prossimo video. Ciao ragazzi.